Buonasera, cominciamo benissimo. Amici di Facebook, amici di YouTube, sì, benvenuti. Buoni amici. Io spero che ci siano i buoni amici. Sì, buoni no. Amici e buone amiche. Allora ragazzi, buonasera e benvenuti a tutti. Maestro, come stai? Buona tarde, buenas noches, buen día en alguna parte. Buenas tardes, in alguna parte del mondo. Acá estamos en Napoli, sole, bellissimo, giornata fantastica. E cominciamo subito con la nostra trasmissione Atta e Londo bajo fondo. Super venerdì ragazzi, super venerdì con tanta musica, tanti racconti, vedo che mi state già salutando, ci state salutando, non posso che ringraziarvi come al solito per la prontezza nella risposta alle nostre dirette. Vi ricordo che siamo anche online, siamo in diretta al nostro canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube perché lì ci sono tanti altri video, tanti altri contenuti che potete guardare a loop e partecipate attivamente alla nostra diretta perché sempre abbiamo un argomento da sviscerare. Ciao Elda, ciao Claudia, ciao Martina, ciao Franco, ciao Maurizio e chi ne ha più ne metta ragazzi. Cominciamo con Ipermanese e l'Arranche. El tango es luminoso. El tango esprime diversi stati d'animo, la tristezza, l'allegria, la picardia, la nostalgia. Il tango ha a che fare con gli esseri umani. ¿Qué pensás vos del tango? ¿Qué es del tango? ¿Cosa del tango te gusta más? ¿Ti piace di più? Fernando, a te del tango che ti piace di più? A me... non lo so, lo sai? Non lo so. Ti ho fatto una trabocchetto. Vediamo loro cosa ne pensano. Cosa pensano del tango? Cosa pensate del tango? Che cosa vi piace di più del tango quando lo ascoltate? Qual è l'emozione che vi fa dire è tango? Ovviamente ragazzi a queste domande si risponde solo davanti a un bicchiere di vino, a un po' di birra, uno spritz, o un caffè, o un mate, o un po' di tè, ma soprattutto stiamo insieme in questo venerdì volado. Ciao Pino, come stai? Grazie per essere collegato con noi e per te un bel putpurri de valse, spara bailar! Abbiamo una prima risposta, la musica che ti trascina. Che cos'è la musica che ti trascina, Claudia? Qual è il sentimento di questa musica? La musica allegra, la musica picara, la musica nostalgica, la musica che ti esprime tristezza, dolore. Insomma, il tango è un putpurri di stati d'animo. Il tango racconta anche, maestro, il suo tempo. Racconta
la storia parla di amicizia, parla di uomini, di donne, di amore, di madri, di padri, maestro, quante cose. Infatti, quando tu mi hai chiesto cosa ti piace del tango, non lo so. Però sai cosa potremmo, per incominciare, per prendere energia? Qual è l'orario giusto della giornata che ti viene proprio voglia di ascoltare tango? A me a prima mattina. Subito. E a voi ragazzi? Dai, rispondete. Elda, a me l'atmosfera sospesa di quando non sai cosa succede al prossimo incontro con lo sconosciuto. E le luci sono basse, il vino scorre nelle vene come la musica, spesso struggente, comunque calda, notturna, sentimentale. Bellissimo commento, Elda, bellissimo. E intanto che pensate a cosa sentite, qual è l'emozione che vibra di più nelle vostre vene all'ascoltare un tango? Questa volta abbiamo fatto una selezione con Fernando veramente mista, veramente nuova. Vi presentiamo tante cose stasera, quindi incollati allo ragazzi, schermo. Attenzione che ci sono tante tantissime novità e incontri che non sono solo con noi, e quindi amici della Fertango che stanno facendo delle cose fantastiche. Bello che il tango siga más fuerte que la pandemia. Intanto arrivano i commenti. Martina, a prima mattina per schiarirmi le idee, nel pomeriggio tra una visita e l'altra per poter defaticare, e la sera per emozionarmi. Che bello! Claudia, verso le 11, quando mi scete, quindi quando ti svegli, scrivi in italiano, Clau! Ah, perché mi scete non è italiano? Maestro, no. Scete... Ma è musicale. In ogni momento della giornata ricerco tangos particolari, nel senso che un tango mi può emozionare anche per l'idea delle parole che ascolto. O mi basta un violino, o l'armonica, o il bandoneon. Marti, Elda continua la sua suggestione, quindi va verso l'ignoto, si è lavata i capelli, ha messo un vestito da femmina, così tanto per giocare anche a questo gioco. No, con il pigiama, cioè non va col pigiama. Elda, non col pigiama. Occhi che navigano tra ombre e luci sui volti scolpiti, qualcuno si avvicina e comincia la danza verso l'ignoto. Una poesia meravigliosa, così come il tango. Il tango è una poesia, è un fare, una poesia dello cuerpos. E ancora Pino, non c'è il momento. Ogni momento è quello giusto per ascoltare la musica del tango. Vai Pino! Beh, le parole nel tango sono fondamentali, come questo tango che si chiama Oxidado de Analia Goldberg, Tangolberg, il bellissimo progetto che è nato durante il 2020. Gianluca, buonasera, ciao Fertangheri, ma ciao a te, super Fertanghero, e benvenuto nella nostra locura dello Sviernes.
Analia Goldberg al piano, Pablo Agri al violino, Cino Lavorre alla voce, Orazio Romo al bandoneon. Sono quattro elementi, ma sembra un'orchestra. Quando si habla della storia del tango, no? Ricordando il passato pugliese, il polacco, invece quanta energia ancora c'è nel tango e quanta voglia di viverlo. Continuiamo con questa hermosura. Magia. Le tue gambe si muovono a tempo, i piedi scivolano sul pavimento insieme ai piedi di colui che ti guida e a cui ti affidi, e se c'è intesa si diventa leggere leggere e vuote come nei migliori percorsi meditativi. Elda. Altra impressionante orchestra, Color Tango! Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella così vi arrivano tutte le info di tutte le nostre novità del Fertango Nero. La emozione del tango, no? Il dolor, infatti, la tristezza. Io stavo parlando prima dei tanghi che mi piacciono, cioè nel senso, quando mi piace ascoltare il tango, la prima mattina, perché mi piace scegliere il primo tango che voglio ascoltare della giornata, e poi la giornata mi porterà ad ascoltare diversi tanghi, non sempre voglio ascoltare lo stesso tango, ogni tango ha il suo tempo. Martina, anch'io l'adoro questa orchestra, ne sono totalmente innamorato. Fernando, sempre facciamo un lavoro di ricerca, di osservazione, di lettura della contemporaneità e anche di andare un po' a scoprire nelle sfumature di quello del genere, e di un genere larghissimo che include tanti microgeneri, non è il tango incasicciato. Abbiamo sempre questo sguardo aperto. Volevo sapere da voi, qual è il tango che vi piace di più ascoltare, quello che ti fa muovere, ti fa emozionare, quello che sublima la nostalgia e il dolore in un sorriso meditativo o ebrio o mistico, no? Un poco per ripercorrere il pensiero e il sentire di Ella. Che non tengo la vita, mi chiama. Abbandonato. Un esperimento bellissimo di Vinicio Capossela, Lo Sei de mi carreta in italiano. Abbandonato. Vinicio Capossela, super artista italiano. Tante volte è stato in Argentina per visitarla, non per fare i concerti. Attenzione, ragazzi, amante dell'Argentina e della poesia argentina. Un grande attento lettore di Borges e di Cortázar. Ese mingo
vengano a seguirla. Questa milonga io l'ascolterei dopo pranzo. Ma così. Se mi inganno a cercare. Non so se prima del caffè o dopo il caffè. Nelle strade morte. Andare, andare in cammino senza che niente. Per me questa è la fine della milonga. La fine della milonga, ci divertiamo, siamo insieme, sperimento io, se me lo permette la platea, sperimento un poco. Ma anche al tramonto, mare, tramonto, vermussito. Buonasera, birra, José Mario birra. Cabrera. Birra? Birra. Ho detto vermouth. No, vermouth. Ho detto vermouth ed è apparso il re del vermouth. Aspetta. José Mario Cabrera. Se il vermouth è José, vermouth. Vermouth. Niente più. Non penso più. Tenevo un tempo, ma ora. Ora non penso più. Don José, buonasera, buonasera. Dovremmo fare una storia tra il vermouth e il tango. C'ha molto a che vedere il vermouth e il tango. El vermouth y el tango, los obreros, el trabajo, la amistad, el tango definitivamente, la hora del vermouth. Noi la stiamo sperimentando, è bella l'ora esiste del vermouth. Esiste la hora del mate, esiste la hora del vermouth. Noi abbiamo ora per ogni tango e ora per ogni bevanda. Bevanda. Volevo dirvi che stavo dicendo bevuta, però vabbè. Vi vogliamo far ascoltare un pezzo bellissimo de Sui Generis, El Tuerto y los Ciegos. Magistralmente interpretati da Cucusa Castiello y Acho Stoll, un testo meraviglioso. Pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma estaba mal. La mediocridad para algunos es normal. La locura es poder ver más allá. Baila y baila Cassandra. Digo bien, bien, bien. Le musiche che più emozionano, ma ce ne sono troppe. Andrei da tu passando per la... Allora, tu passando por case, viejo ciego, corazón al sur, irresponsable, cabildo y juramento. Potrei continuare, continua, continua. Se te suelen perder. Quando si ascolta la musica del tango e ti accorgi che chi l'ha composta riesce a fartela entrare nel tuo profondo io, vuol dire che ha centrato in pieno la tua anima ed è un piacere immenso. Sì, Martina, sì, si hace. Hai che salutar allo capo. E diciamolo, a volte vorresti che non finisse mai quella ruota metafisica e carnale in cui sei immerso, a volte no, ma a volte sì, però finisce e tu torni tutta accaldata al tuo guscio e fai con la mano così sul viso per far vento se ti sei scordata il ventaglio a casa. Elda, veramente meraviglioso. Ma Elda, bello, bello, trascrivi tutto perché la prossima volta facciamo il film del tango. Hacemos un video con esta visión. Estamos escuchando ahora. Super visionaria hoy, Elda. Estamos escuchando José Teixidó, Tango Lesson. Yo, più que lesson, la chiamerei maestría de tango. Thank you.
fare altro che ringraziare immensamente José Teixidó e Cucuza Castiello per la bellissima lezione, evento, performance di mercoledì scorso per Universitango, e grazie a tutta la barra tana e argentina che ha partecipato. Buonasera Leo, Caravantango, che voci radiofoniche. No, è il microfono, Leo, non ti preoccupare. Siamo sempre noi. È una bellissima voce radiofonica, cosa che non è la mia. Va bene. Ciao Leo, un abbraccio. Allora, voglio sentire quali sono i tanghi che ti emozionano, quali sono i tanghi che dici che sublimano una noce de hastío y de frío para sublimarla en una danza hermosa. Lo salutiamo anche noi, Leo, un abbraccio a Pasqualino che è diventato grande, grande. Eccolo, tienilo vicino vicino alla televisione o al computer, perché così lo facciamo crescere bene con il tango. E stiamo ascoltando un gruppo molto molto particolare, loro sono i Sexteto Fantasma, la Lirica Passion. Bellissimi pezzi, l'introduzione della tromba, sono stati a Napoli, molto molto eleganti, molto night, milonga, un groove e un mood molto particolare, molto intenso. Molto molto apprezzati a Buenos Aires, al punto tale che hanno dovuto aprire una propria milonga per poter suonare ogni settimana il gruppo Sexteto Fantasma. L'agonia de sus calles quando el sol se hace pellejo. La tarde nuevamente va muriendo y en estáticas postales un poema nace viejo. Milita algún boliche en su bostezo, un vermú que sin detalle lentamente se hace exceso. Hai visto, Tana, nel testo ritorna il vermouth, come sempre. Fernando, penso che la prossima dobbiamo organizzare una diretta al sabor de vermouth. Ci dobbiamo portare il Don José, ormai è vaccinato, quindi possiamo farà la lezione, cioè la lezione. Come si fa il vermouth? Ci farà la dimostrazione del vermouth durante la radio. Che ne pensate? Vermouth, vermouth sì o vermouth? Commentate questo nuovo creazione. Y yo, que sin dudar subo a su mambo de girar, por esos barrios que bien saben perfumar, su lírica pasión, todos sus secretos que guardo en mi corazón. Bellissima questa sonorità, perché è una sonorità totalmente contemporanea per il tango di oggi, di hoy, ma viene e richiama totalmente il passato. Una delle orchestre che mi ricorda che facevo questi esperimenti tra batterie e altri strumenti che non erano della tipica del tango era Mariano Mores, che in più di un pezzo aveva questa tromba con la sordina e costruiva parte della melodia insieme al bandoneon. Cristal de intimidad, ciudad secreto, notturno Buenos Aires, notturna si te quiero, porque mi ciudad, ni aunque quisiera sería una posta. E da un tango de hoy andiamo con un tango bellissimo che si chiama Barrio Pobre e la voz de l'unico Alberto Castillo. Parlavo di Mariano Mores e tu subito hai preso l'onda di Alberto Castillo. En este barrio que es reliquia del pasado, tangazo, en esta calle tan humilde tu viaje,
Ragazzi, ascoltate le parole e se non le capite cercatele perché sono fantastiche. Aquella fiesta que en su patio celebraba algún suceso aventuroso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me conotaba y a mis amigos le brindaba mi cantar. Barrio de mi sueño más ardiente, pobre, cual la ropa de tu gente. Esta sí se la podemos dedicar a José. Si tenemos algo de Julio Sosa, aún más. Y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vengo a cantarte, viejo amigo. Lo amargo desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Barrio de mi sueño más ardiente, pobre, cual la ropa de tu gente. Por mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vengo a cantarte, viejo amigo. Lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Per tango. Oh,
ver como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terrible, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Lady Surera, un solo beso en el cuore, ángel de la cabecera. Ella se fue, un chicotazo en la araca, corte de rostro violento, mugre de Biorci en el alma. Ella se fue. El tango cuenta su tiempo, racconta il suo tempo. Il tempo del tango è l'oggi. Come fa Alfredo Taperuvin? Ella se fue come un aire sin final. Ruzzi dice: voi non mi vedete, ma io ci sono, ma tu ci sei. Brava Fortu! Grazie, grazie ragazzi, grazie a Mariano Siccardi e Fernando. Mariano Siccardi al piano e alla voz, la Tana, fortuna del prete. Dos magos, dos genios, dos amantes y apasionados gracias al tango. Las luces titilaron tan perplejas en la queja campaneando el movimiento de la vida. Ay, vieron el aullido en desprecio, amarga pena de furia, un solo beso en silencio. Ella se fue. Mugre de ruta borracha. Alfredo Taperuvini, las guitarras de Puente Alsina. Ella se fue. Anche un pezzo di Fito Páez può diventare un valsesito se a cantarlo è lei, Mariana Masù. Por casualidad, cansados en el alma de tanto andar, ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Hoy hablamos también de gente luminosa, ¿no? De gente de luz, como el Tape, como Mariana, como Mariano Siccardi. Gente che hace mucho, che fa tanto per il tango, per la musica, e lo fa con un gesto encantador, semplice. Che non ha paura di raccontare il tango. Este es un rock, in realtà. Es un rock, es un tema de Fito Páez. Fantastico, ma tutta quella nostalgia, quella voglia di dire, ok, il passato... Anche quando è doloroso, si può trovare la parte più dolce. È quello che crea il sorriso del tango. E acá mi viene un'immagine spettacolare che è di Carlos Gardel e su sonrisa. Durante un mes en
vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Sí, oggi tanta arte, tanta storia, tanta bellezza. Proprio perché ci siete voi, quindi ringraziamo prima voi, Martina, e tutti gli altri che ci stanno ascoltando in questo momento e che ci ascolteranno in futuro se si iscrivono al canale di YouTube. Se vi iscrivete al canale di YouTube, questa diretta, come tante altre, voi la potete ascoltare domani mattina mentre preparate il caffè o mentre fate altre cose, mentre studiate, perché è di compagnia. Potete anche scegliere quale parte della nostra diretta, della nostra improvvisazione, perché noi stiamo improvvisando, grazie a voi stiamo improvvisando, vi stiamo ascoltando, vi stiamo leggendo e quindi stiamo... Hola Maria! Llevando una noche fantastica. Nosotros te amamos. Rajin, yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90, cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas. Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero. Cambiamo già la sensazione e le emozioni. Da la dolcezza alla forza, al ricordo, alla Buenos Aires 90. Potenza, al motor dell'energia, de los corazones. Acá hay que agarrarse el pecho y apretarlo fuerte y empujar con energía y pasión. Fantasmas empujando para volver a ver. Regín, debí quererte bien, debí tomar mejor. Debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste y qué, Regín. Cuánto baile diste, madre Taura, de bailar. Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás. Mañanita del Regín, ¿y quién las vendará? ¿Quién? Cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor. ¿Cómo canta ese Juancito? Mamma mia, dice Mariana. È detto da lei, voglio dire. Quindi questa bellissima collaborazione, questo compagnerismo tra artisti è una cosa che a me fa sempre emozionare tantissimo. Que imaginar un nuevo berretín bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre Taura, de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iba palmando las demás. Mañanita de Regín, ¿y quién las vendará? ¿Quién? Otro tangazo, Mi inundación, Chino Laborde, Julián Peralta. Bajo su puerta, una escéptica señal. Lloraban los fantasmas, la sentencia del adiós. Vendrán sobre la nueva inundación. Qué cínica respuesta la tormenta sacudió. El agua transparenta todo el barro en mi dolor. Llegar a la distancia respirando voluntad. Ya todo lo que fue no volverá. Esquivando mis ausencias, avanzando en soledad, desparramo en las miserias tantas penas por ahogar.
en la prisión trampea la ilusión de un lunes sin lugar. Cuando el sol diga que no, habrá un contestador por otra inundación. Sí, me están diciendo que soy la mejor DJ, secondo Mariano, ovviamente. Grazie Marian, grazie mille. Sei dolcissima, sos dulce y hermosa. Ser de luz, como siempre digo. Pero junto a Mariano y estos artistas que estamos escuchando, es fácil ganar como DJ, ¿no? Sí, vinco fácil, gano fácil, Marian, con ustedes. Muy fácilmente. Cucuza se pondrá celoso. ¡Nah! Ya. Tenemos mucho para Cuco, ¿eh? Tenemos mucho. Esquivando mis ausencias, rebalsando de ansiedad la tormenta que acelera el castigo del final. Charco y mugre en la prisión trampea el corazón sus cartas sin marcar. Oro negro en el turbión, no habrá quien diga no, será otra inundación. Cuenten las cosas que yo ya vi. No, no me digan a mí las palabras que ya enmudeció mi corazón. Y no, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor, no, 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 no. Quiero ni pensar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca. Lloré por tu amor. Soy feliz adornando tu adiós de fatalidad. Y yo, la verdad, he enterrado tu amor bajo mares de arena dudosos. Y no, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor, no, 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 no. No quiero ni pensar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca. Negué mi dolor para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos. Nunca lloré por tu amor.
ancora Mariana Masui di Arte con questo bellissimo vals di Victoria Moran, La Negadora, bellissima interpretazione, video veramente bello, ma soprattutto nominata allo Premios Gardel in diretta con noi. E come no, non è la unica. E non è l'unica, esatto. Fertango con Air de los amigos del Fertango que nos están acompañando y están ahí. Il premio más importante de Buenos Aires. E siamo molto felici, Fernando, di averla intervistata proprio l'anno scorso, no? Che ci è piaciuto il lavoro, ci è piaciuta la sua anima, come ha portato avanti questo bellissimo porta progetto. Un'energia di felicità incredibile, importantissimo, per capire che il tango, prima di essere un movimento, prima di essere un ballo, ecco, il movimento come inteso come ballo, e felicità. Como este tango que supuestamente me pidió Mariana, que me ha chiesto Mariana, felicidad, en la y versión original. Seamos felices. En la versión original de Guido Jacopetti, Sei stato fantasma, aunque es el primo ad averlo registrato, è stato Cucusa. Es verdad, es verdad. Salvar todos mis nidos, ladrar a lastimar y endulzarte los oídos, florecer, marchitar, olvidar lo prometido y amar. Quiero illuminarme un fósforo que Mariana vuole studiare l'italiano, quiere studiare italiano. Podemos conversar cuando quieres, conversamos. Yo aprendo de vos y vos aprendes de mí, italiano y castellano, porque también yo hablo así anch'io, non è che parlo benissimo lo spagnolo. E ma il maestro, aiutami tu, maestro. Yo estoy presente para confundir a las dos perfectamente. Quise ciegamente aferrarme. ¿Cómo es este tango? ¡Felicidad! De confusiones. ¡Qué hermosura! Amarte fue matar, perderse en el limbo, morir y reencarnar. Sí, me importa tú te en el limbo de las confusiones de la felicidad. Devastando con olvido esa sonrisa angelical. Si te suelto vos volar, amarte fue quemar y salvar todos mis nidos, ladrar a lastimar y endulzarte los oídos, florecer, marchitar, olvidar lo prometido y amurar. C'è un altro amico della casa, un grandissimo artista, due grandi artisti. Tango improvvisato, Franco Luciani, José Pepe Colangelo, con una grandissima squadra di musicisti. Dos grandi che girano il mondo, perché girano il mondo, perché la loro emozione è universale. Nominati allo Premio Gardel anche loro. José Pepe Colangelo, Franco Luciani, una versione bellissima di Tu pallida voz. Chiudete gli occhi e sollevate le ali a viaggiare. Thank you.
incredibile versione di Tu pálida voz, un super vals, un vals della tradizione del tango argentino, del genere, un genere così mescolato. Non mi piace parlare di mescolanza o di fusione, ma un genere che si incontra con altri generi, un genere che si arricchisce costantemente. Più che genere, più che di genere, dobbiamo parlare definitivamente di fenomeno culturale, anche se a volte tendiamo a voler incasicciare un poco, a volerlo mettere all'interno di una casellina con un'etichetta, il tango come movimento sfugge perché si nutre del passato, vive nel presente ed è completamente gettato nel futuro. È stato ancora una volta nominato Sabatino. Franco Luciani è stato nuovamente nominato con José Pepe Colangelo, che è un nuovo lavoro discografico, Tangos Improvisados. Vatti a sentire il CD, che è spettacolare, per dirti la grandezza di questo meraviglioso artista e del grande maestro Pepe Colangelo. Mariana, tenemos un fan. Sabatino diceva: ma quest'anno siamo con Mariana, ma siamo con tutti quelli nominati. Io vorrei che vincessero tutte, perché sono tutte di categorie diverse. Allora, il premio già essere nominati, perché infatti vuol dire avere un'attenzione, una cura, un'emozione particolare. Verissimo. E quindi poi il premio è così. E già essere nominati vuol dire essere premiati nell'aver fatto qualcosa per la Buenos Aires e per l'emozione della gente, in cui il cuore è attivo. Quindi già essere nominati vuol dire già far pompare il cuore di tutti. Oh, ma che selezione strepitosa stasera, Giul Ruzzi! Io saluterei Angela, che sta qui in... Ciao Angela, Angela Maia. Anzi, ragazzi, le chat che volete essere commentati e essere visti dovete farle su YouTube. Quindi vi dovete scrivere su YouTube, come ha fatto Angela. Non ci avete detto ancora qual è il tango che voi amate di più nell'ora giusta. Questo è un altro commentario nuovo. Sì, ok. Com'era? Allora, qual è il tango dell'ora giusta? Nel senso, la tua ora preferita e il tuo tango preferito. Il tuo tango preferito nella tua ora preferita. Nell'ora giusta. Entonces, tu tango preferido en tu hora preferida, en tu parte del día preferido. Escribime, scrivetemi. Che succede Ciao, durante Maria. La giornata? E ma anche se non l'ascoltate, qual è il tango che vi viene da canticchiare in un certo orario? E così succede. Così succede, così. Come este tango hermoso. Claudia, nada, la sera.
questo tango Astor Piazzolla, Sette Tango, veramente ricchissimo, stupendo, superlativo, perché un poco ci porta sulle vette. Il tango su Via de Estrella, sabato alla 10 de la noche, dice José Mario Cabrera, bellissimo. Su Via de Estrella, sabato alla 10 de la noche. Quindi il tango su Via de Estrella, sabato alle 10 della sera. Sono già confusa, ragazzi, ed è solo da un'ora che siamo insieme. Regine la mattina, Claudia ribatte. Bellissimo questo gioco che ha introdotto il maestro Cabrera. Sempre bravo. Super estreno, super novità, appena uscito il singolo, il nuovo tango, Apretaditos, Mariano Sicardi, José Tixido, vamos! Quiero bailar como si fuera ayer, poder brindar de nuevo sin razón, hacer de cuenta que los años no pasaron, que la vida no ha cambiado, que se detuvo el reloj. Y milonguear como si fuera ayer. Tango a la mattina, tango al mezzogiorno, tango al pomeriggio, tango alla sera, tango alla notte. Mariano Sicardi, tango sempre. Sobre la pista girando al compás del bandoneón. Y bailar la tanda junto a vos. Apretaditos. Hacer un ocho juguetón. Poema, ¿cuándo? Extraño tanto tener tu mano en mi mano, sentir tu abrazo de tango, corazón con corazón. Como si fuera ayer, hacer latir al corazón al son del tango con ilusión y entusiasmo, sobre la pista girando al compás del bandoneón, y bailar la tanda junto a vos, apretaditos, hacer un ocho juguetón. Ma quanto sono cattivi, l'hanno scritto e l'hanno pensato per la pandemia, no? Sentir tuo abbraccio de tango. Fantastico. E ci riusciremo, ragazzi, ritorneremo apretaditos. A la derecha, otro a la izquierda va, mientras que la defensa desorientada está. Un juego de cintura, gambeteando el poder, un tiro de rabona, dulce como un viñel. Dieguito tango, en el empeine la pelota. Dieguito tango, parece tuviera ventosa, y por las noches a veces sueña con jugar ese partido en purgatorio, y gambeteando el Padre Eterno al paraíso ir a golear. Armando una jauría
de jugadores que lo marcan, pero al Diego no lo pueden parar. De cabeza de chanfle, de tacos sos un rey, un túnel con la zurda, el mundo está a tus pies. Dieguito tango, en el empeine la pelota. Dieguito tango, parece tu vieja ventosa. Y por las noches a veces sueña con jugar ese partido en purgatorio y gambeteando el Padre Eterno al paraíso ir a golpear. Entre la gente estoy yendo para ver Dieguito Maradona, que medio di Pelé. Recibe mil patadas, mas se levanta igual, alzando bien la copa, es nuestro capitán. Dieguito tango, el dios del campo y la pelota. Dieguito tango, otra que tango rock and roll. Y estoy seguro que te no fuiste pa' jugar esa final en purgatorio y gambeteando al Padre Eterno al paraíso ya golear. Más celestial que el purgatorio y gambeteando al Padre Eterno al paraíso irá. Ahí va. Un mosaico diquero que jugaba de quimera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita. Y le pasaba la guita que le afanaba el matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo. Y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho sol en la vereda, piensa un cacho en el amor de la que me da y solloza su dolor. Allora, buonasera ragazzi, siamo ritornati più forti che mai. Allora, abbiamo presentato un bellissimo pezzo, El Ciruja, versione Quanto Masortis, Camilo Ferrero, non mi ricordo, che è un bandoneonista della Ranche, e Mariano Siccardi al pianoforte. Collegatevi, siamo sia attivi su YouTube che su Facebook, grazie. Stiamo ascoltando la versione del Ciruja de Cucuza Castiello. Derecho para la raba, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe. Ok, la línea fa scherzi, ma noi siamo sempre presenti per divertirci. Y ahora sí, Cucuza Castiello, un altro nominato a los premios Gardel con un grandissimo progetto, di cui ne parliamo tra poco. Quando non era tan jurado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento, una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico ligero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión. Pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita que le sacaba al bandón.
ragazzi, eccoci qua. Ci siamo fermati sul movimento culturale, sul tango, sulle vostre richieste. Allora, noi siamo qui da Napoli, seconda parte del nostro programma Fertango Nair. Ci puoi trovare su Facebook e su YouTube, canale Fertango. Eccoci, ah, maestro! Sì, eccoci. Maestro, ecco, come eccomi, state? Come eccomi, state? Che mi perdo per la vista. Ecco. Eccoci qua. Per la vita o per la via? Per la vista di loro. Eccomi. Allora, eccoci ragazzi. Dice Claudia, servono i cornicelli. Ma guarda, ma noi ce l'abbiamo sempre. Guarda, vedi, guarda qua, Clau. Ecco qua, noi ce l'abbiamo sempre. Non ti preoccupare che siamo belli che... No, e aiutano e possiamo continuare avanti perché... Questa sera non è ancora finita, no! Anzi, è solo incominciata, sì. Visto che c'ho YouTube che mi sta bloccando l'occhio. Ecco. Eccoci qua. Allora, abbiamo solo iniziato a fare la nostra diretta perché ci sono tante novità, quindi ricollegatevi, anzi condividete, dite che ci siamo ancora presenti. Sì, c'è stato un blocco di Wifi, maestro, vogliamo presentare qualche evento? Qualche evento che facciamo, visto che ne approfitto della nostra bella faccia. Ah, sì, il primo è entusiasmante che mi ricordo è questo. Oh, allora ragazzi, ecco, sono quasi tornati tutti ragazzi, grazie mille. Vi voglio presentare un bellissimo, l'ultimo evento del mese di maggio. Questo mese di maggio che è stato bellissimo, grazie per averci accompagnato. E chiudiamo, o incominciamo, perché non chiudiamo per niente, con Olga Vesio. Olga Vesio, maestra dei maestri, farà un bellissimo seminario, secondo workshop, il tango come dialogo. Andatevi a cercare l'evento o ve l'ho posto qua sotto, andatevi a leggere tutto quello che mi ha fatto tradurre la maestra, perché è fantastico, vi mette proprio con il cuore e con l'anima in questo percorso meraviglioso. Allora, non solo lei crea delle parole, degli entusiasmi particolarissimi, molto molto importanti per il tango, ne avevo parlato con Cucusa e con José settimana scorsa, sono stati con la lezione di mercoledì incredibili. Detto, ah, però guarda qui bellissimo, e quindi siamo tutti connessi in questa energia perché Olga riesce a costruire. Olga è un bellissimo, quella connessione tra il movimento e il ballo, sì, che è unico. È la sublimazione di cui stavamo parlando prima, Fernando. Olga Vesio, seconda, per il secondo incontro, quindi già noi abbiamo il nostro pubblico. Olga Vesio già c'è, entusiasta, che la sta solo aspettando. Abbiamo la data, è nata pubblico dal primo incontro che abbiamo avuto, sì, insieme, sì. E quindi è nato questo secondo incontro. Abbiamo già il nostro pubblico, però l'evento è aperto a tutti, quindi scrivetemi, sarà via assolutamente Zoom. Assolutamente, qualunque parola che dica Olga è importante, quindi sia che non siete partecipati al primo incontro ma che ci trovate al secondo incontro, saranno sempre parole magiche per il movimento, dalla musica al movimento, è una magia totale. E un altro evento, maestro, che vogliamo ricordare? Altro evento che queremos ricordare, qual è? Stasera cosa comincia? Tango e la terrazza. Stasera abbiamo assolutamente, i nostri amici. Assolutamente. Non possiamo assolutamente non ricordare loro. Allora, Meredith Klein, Tango e la terrazza, Cucusa Castiello, Matteo Castiello, Los Totis Bailando. Come fate per partecipare a questo evento? www.tangoellaterrazza.com. Questo evento parte stanotte alle 2, ma lo potete vedere per tutto il fine settimana. De hecho, noi lo vediamo al fine settimana perché a sto giro dormiamo, ma non ci siamo persi neanche mezzo incontro, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi sia alle cose che facciamo noi, perché ci fa tanto piacere, abbiamo avuto un mese veramente bello, anche perché giugno comincia con altre sorprese, ma soprattutto questo evento Tango e la terrazza, che è proprio uno spaccato insieme a quello che facciamo noi del tango de hoy, della possibilità anche da lontano di stare vicini, anche anche perché abbiamo avuto Marilyn che ci ha raccontato, sì. Abbiamo avuto con noi Cucusa e abbiamo avuto tutti i personaggi che stanno in questo incontro, in questa terrazza stupenda, meravigliosa. La terrazza de Boedo, e i video sono pazzeschi. La terrazza de Boedo è la terrazza de los sueños. De los sueños, sí. Y por que supuesto racconta cose
fantastiche, ma molto naturale, perché poi voi dovete sapere che c'è questo video, perché praticamente è registrato, però ha tutto il senso e il cuore della diretta, sì, perché non cancellano nulla, semplicemente ci lasciano vivere quel concerto insieme a noi. È una cosa fantastica, meravigliosa, che sicuramente avremo anche a Napoli. Va visto assolutamente, dice Giuliana Ruzzi, immensamente Olga, un po' così immensamente Fertango, un cerchio, una spirale meravigliosa. Ragazzi, veramente grazie per partecipare così attivamente anche alle nostre discussioni. Capite che siamo anche molto felici di una cosa, di essere stati un po' visionari, perché abbiamo intervistato quest'anno tutte le persone, ok, voi dite vabbè li conoscevate già, però Mariana no, e quindi siamo, veramente ragazzi, portato fortuna. Noi sì, penso che Fertango Nape sta portando molta fortuna. Y Meredith también dice, Terraza de los Sueños, que le gusta, me encanta, gracias por difundir, gracias a vos, Meredith, por tan hermoso trabajo. Pero este Fertango Neyre, esta pandemia nos llevó al corazón de las emociones, tanto es verdad que parece que tenemos fortuna, porque todos los artistas que... voi avete fortuna, se ce l'ho io. Tutti gli artisti che abbiamo invitato semplicemente stanno nei premi Gardel. Sì. È incredibile. Sì. Da quelli che meno così, no? Più per amicizia che avevamo voglia di sentirci, di farci raccontare il tango, anche loro, così, in maniera innocente, stanno in los premi Gardel. Quindi, ragazzi, vedete che l'emozione... premia, l'emozione premia, secondo me. Soprattutto, ragazzi, vi voglio assolutamente dire che è vero, comincia giugno, comincia una speranza di vederci dal vivo, anche noi cominceremo delle cose dal vivo, ma manterremo le nostre classi via Zoom, soprattutto i mercoledì, con noi, Fernando e Fortuna, e con gli artisti invitati. Martedì non mancate la nostra lezione via Zoom, Heroes, Contra Heroes, Tecnica, Cruises, meravigliose, insomma tutti questi bellissimi... Ma cose che sembrano, dette così, sembrano ipertecniche, in realtà partono tutto dall'emozione. Tutto. Quindi chi ha voglia di vivere il movimento attraverso l'emozione deve semplicemente seguire questo hermoso programma, appoggiarlo, apportare, allora, e portare, sì, no, nel vi volevo cuore. Dire che, ragazzi, è vero che voi condividete, ci fa tanto piacere, ma avete anche un modo di veramente sostenere il nostro progetto con una piattaforma che si chiama GoFundMe. È una piattaforma di crowdfunding che ci ha aiutato, che ci sta aiutando a sostenere gli artisti, a sostenere Fertango Neyre, sostenere Fertango Neyre vuol dire sostenere anche tutti gli artisti, perché sì, stiamo portando tanti progetti, sì, tra Fertango e Fertango Neyre, tanti progetti che stanno costruendo veramente una passione vera e propria. Magari non potete partecipare agli eventi, vi piacciono ma non potete esserci, quel giorno avete un'altra cosa, il lavoro al computer vi può stancare, però se veramente credete nel nostro progetto, sosteneteci, perché ci fa solo piacere e ci darà una carica enorme per la ripartenza che speriamo sia breve. Arriverà fra poco questa ripartenza. Bando alle ciance, ragazzi, andiamo con un altro po' di musica. Vi voglio assolutamente ricordare questo pezzo bellissimo di Analia Goldberg, Raspa Corazones. Ciudad, ciudad que raspa corazones, tu amor es tan despiadado. La lluvia no lava cenizas de tus cuentos olvidados. Guión, escribe tu entraña, vecino que lanza su espanto cantado. Hurgando en la tarde severa, reseca entre llanto y malbones ahorcados. Allá en la dureza de tus calles, tu voz, canción, transita tus rasgos. Cicatrices en el muro pintadas nos dictan poemas, poemas de antaño. Abrazo y quebrado
eclipsado en tuertos y mentes que están en quebranto. Raspa corazones, la grandissima Analia Goldberg y Chino Laborde. Orgogliosa sempre di presentarvi Román Gómez con Daniele Sepe, connubio argentino e napoletano. Román Gómez, che è veramente un artista molto molto interessante, con il quale dobbiamo organizzare qualcosa. E Daniele Sepe lo conoscete già, è il mago. Eh sì, lo conosciamo, è un mago, però ha scelto di trovare altre formule con Román Gómez. Questo CD è stato registrato a Napoli. Anzi, eravamo presenti, eh? Sì, possiamo sì. confermare che sì. è stato registrato a Napoli, perché eravamo presenti. Mondo in un altro posto, sono sulla mia nuvola, la nuvola in cui mi porta sempre Román con Daniele Sepe. Incredibile stile di questo ragazzo, ma l'energia di entrambi è che narrano in un modo, prendono le parole del tango, direi, non la melodia ma le parole del tango, e lo portano a un estremo e poi vulcanico. Ti volevo dire che sono anni che noi conosciamo Román e Daniele e non mi stancano mai, davvero, ogni cosa che fanno veramente. Guarda, mi incanta. Ascoltarli non mi stanca mai, tenerli tutti e due vicino è veramente un po' difficile. un po' difficile perché sono bei caratteri forti. Que suene, pa' que no quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasado. Demasiado aburrido seguir y seguir. Un clásico fantástico, Los Ejes de mi Carreta, en la versión de Las Bordonas y Alberto Podestá, due generazioni che si incontrano. Questo Los Ejes de mi Carreta, però abbiamo sentito all'inizio del programma. Abbandonato, sì, l'abbiamo sentito nella versione italiana. Oggi ho fatto molte ripetizioni per far capire che ci sono diversi modi, no? Ci sono tanti di quei colori in queste poesie, in queste melodie, in cui ognuno può prendere e raccontarlo come lui vuole. Questo fa parte anche del ballo del tango, no? Esatto.
a bailar. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio. Fertando, Fertando. Informa. Informa. Fertando. Fertando. Informa. 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 Tumbadita, escondidita, nena. Allora sì, avete capito bene, da martedì 1 giugno siamo in galleria, Principe sì, di Napoli. Eh sì, grazie al sestetto fantasma abbiamo creato una piccola magia, un piccolo sogno in cui non ci dimentichiamo che dentro la galleria abbiamo creato un bellissimo video anche. Con tibiezza del grande Cucusa Castiello. Testo e melodia de... Cucusa Castiello. Allora ragazzi, sono ok, vi è piaciuto tantissimo questo video? Sì, mi piace anche a me tanto tanto, sempre opera del maestro. Ci siamo divertiti. Ci aiuto siamo divertiti. Regista Adriano Cabrera nel bullying calcio, bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa. Grazie alla ricetta del vermouth di José Cabrera. Anche il pezzo è bello, Florianopolis dei Sextetto Fantasma, un pezzone. Maestro, hai fatto il quadro di musica in più il video. Sì, bravo, bravissima Marti. Ci ascoltiamo Sciorigno de Mis Amores e vi aspettiamo in galleria i martedì da giugno e mercoledì. Anzi, su Zoom. Qui vi stiamo lasciando per subscrivere su YouTube, ma potete anche condividere su Facebook. Visto che ci siamo un po' interrotti, un po' come funziona la linea internet, no? Un po' si va, un po' si viene. Abbiamo un po' la si, ricetta si del crema. Vermouth, dice Giuliana. No, 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 no. Bisogna chiedere al José Mario Cabrera.
muñeca del arrabal, que me hace bien, que me hace mal. Te clavaron más de un puñal y el corazón te late igual. Con ojitos soñadores, en cantinas tiburones, muñeca del arrabal, como te gusta tropezar. Una tanda para mí dura la felicidad, cuando te tengo por fin la sal de las heridas se me va. Suena el último compás, no sé de qué te reís, te vas pero no te vas, tu perfume sigue acá. Pulice, Ruth De Vincenzo, Muñeco, su una milonguita che mi gusta moltissimo, come tutto il lavoro che fanno questi due visionari del tango e della milonga contemporanei. Muñeco della Rava, non so perché te quiero igual. Un racconto contemporaneo del ieri, no? A tal proposito, secondo voi, cosa il tango de hoy conserva del tango de ayer? Commentate, commentate, che creiamo, siamo qua insieme, ragazzi, tutti. Anzi, potete commentare anche nel futuro. Chi lo sa, noi andremo a guardare la chat, come funziona, di YouTube, sì. Perché su YouTube lo possiamo fare. Andremo a vedere in futuro cosa pensano di questo programma improvvisatissimo. In tuo capriccio, quedate preso. Robarte besos, te lo perdono solo por eso, solo por eso. Fertando, informa, informa. Ferta, informa, informa, informa. Tumbadita, escondidita, negra. Veneda que yo pisé. E sì, ragazzi, questa sera, quando staccate da noi, quindi fra poco, incomincerà un bellissimo programma. E il programma è quello che vi abbiamo presentato prima, Tango en la Terrazza. Stasera il grande concerto sarà quello di Cucusa Castiello e di Mateo Castiello. Gli ospiti della serata faranno un piccolo intervento, sono José Teixidó e Mariana Massú. Ma li abbiamo visti, quindi è stato semplicemente un piccolo impronto di tutto quello che succederà questa sera. José e Mariana saranno poi protagonisti del mese prossimo, quindi come vedete in tutto il mondo comincia l'apertura, ma manteniamo molto vivi questi programmi in streaming. Teniamoli vivi, ragazzi, teniamoli vivi, perché ci stanno raccontando da Buenos Aires tante di quelle storie contemporanee dell'emozione del tango. E come emozione este tema fantastico di Aníbal Troilo, si sono compiuti 30 anni dalla sua scomparsa, con Cristal. El Pichu, grande, gordo. Tengo el corazón hecho pedazo, rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud.
más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Picciucco y Alberto Marino, una dupla speciale, una tanda romantica bella alla fine della serata, quando abbiamo ancora voglia di ballare. Nonostante la notte sia larga, no? Penso che sia semplicemente quasi al tramonto. Questo è il pezzo del tramonto. Tutto si perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios. Ya nunca volveré, no sé bien. Me sueño con mis amados muertos. Mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo, que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios,
Mi libertad trasnocha con santos huevos. Mi libertad es tango, de par en par abierto, y es luz, y es cueca, y choro, danzón y romancero. Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo, y es murga y sinfonía, y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango, que baila en 10,000 puertos, y es rock, malambo y salmo, y es ópera y flamenco. Mi libertango es libre, poeta y callejero, tan viejo como el mundo, tan simple como un credo. De niño la adoré, deseándola crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Hay algo de esa fusión del tango y el rock que forma parte de una lírica urbana. Es una tangolencia rockera eterna. E siamo giunti quasi alla fine, comincia il mio ping pong musicale. Grande omaggio a Rodolfo Garcia, Cucusa Castiello, Menesunda, una emozione rock and roll. Non lo dejen perché ora viene lo mejor. Non ci lasciate perché adesso viene il meglio del meglio. La Tana en su mejor forma. Que lo domina, quiero cantar por este son que cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, a dormir cansadito de emociones. Compuesta de emoción por cosas de mi ayer, la casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental. Su ritmo es el compás que vive mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas. Se llama tango y nada más. Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el vaso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and prima Cucusa incontrava el rock y el tango, acá Aníbal Troilo encuentra Piazzolla contrabajeando por la orquesta de Pichuco. La orquesta de Pichuco que racconta Piazzolla. ¡Fantástico! Futuro, pasado, presente, presente, pasado, futuro. Emociones puras e inocentes. Cuando oigas este tango, ya habrá chiflado la ruta para desviarme otra vez. Y en los salones nocheros habrá explotado la vida con su mejor embriaguez.
pa' cuando oigas este tango que habrá quedado de mí. Encandilado el recuerdo detrás de mil giros nuevos de las milongas a mí. Aire sin final, yo llevo en mí tu desnudez perfecta y esta soledad bebiéndome, gastándome la ausencia. Y si en mis pasos que se borran al andar oigo a los perros escabiados del olvido, una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final. Pa' cuando oigas este tango, ya nuestros ojos distintos sabrán qué fue del amor. Y los paisajes amargos. Besos a vos, Nacho. Un abrazo muy fuerte. Muy, muy grande, Nacho. Estamos escuchando, estamos cortando. Ay, sabe nada. Alfredo Taperuini, la guitarra. Puede ver más allá. Cuando oigas este tango, la muerte de no estar juntos callando nos hablará. Aire sin final, yo llevo en mí tu desnudez perfecta y esta soledad. Poi facciamo uno speciale su questo tango, Aire sin final, bellissimo. Ma Tana, dobbiamo tradurlo perché è fantastica, la poesia è spettacolare, con un ritmo super bailabile. Una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final. Quindi ragazzi, ci vediamo a Ischia sicuramente quest'estate. Sì. E invitamos a todos, no? Invitamos a argentinos, todos los que quieran pasear l'Italia, no pueden fallar se in possono, Ischia. Se possono, se possono. Se pueden. Allora ci vediamo a Ischia dal 31 luglio al 7 agosto. Naturalmente tango, la nostra vacanza. E con che stiamo salutando, Tana? Salutiamo con altri tre nominati con Cabildo y Juramento. Cucusa Castiello, Franco Luciani y Conociendo Rusia, Mateo Sukhatovic. Ascoltiamo. L'energia non falta nunca. Abbracense y sueñen sobre la mesa o donde quieran. Sobre el entusiasmo y la energía que le mete la Tana en estos Noche de Tango, Fertango Ney. Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar de Cabildo.
ti juramento. No recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me aburro en el avión. Voy subiendo fotos en una limusina. Me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento. Ya di vuelta a toda la ciudad, regreso al mismo bar, otra vez se hace de día en un momento. Cabildo y Juramento live. Matteo Sukhatovic, Cucusa Castiello, Franco ma, Luciani. Ma che dici? Riusciamo a averli tutti e tre a Ischia? Ma no, a Ischia non lo so, ma quando si potrà. Io ci provo. Ma impossibile, amore. Io ci provo lo stesso. Los sueños nunca hay que apagarlo. Sì! Gianluca, sono tre giorni che la sento al loop. Mamma mia, che pezzone, ragazzi. Así es. Soñar es vivir. Tres artistas, tres emociones que se unen en un temazo único para contar la historia de Buenos Aires y el tango. E ragazzi, siamo giunti alla fine. Grazie mille per averci seguito, mi raccomando. Al Pie del Cañón, martedì e mercoledì con Fertango e Olga Vessio. A giugno anche dal vivo, da Lazzarelle. Sì, ci vediamo mercoledì con Olga Vessio. Mi raccomando, chiedete informazioni, perché sarà un seminario come sempre bellissimo. Unico, speciale, particolare. Intanto per chi si vuole organizzare, ci vediamo martedì. Esatto. Non ce l'ho, però vabbè. No, non fa niente, ci siamo capiti. Maestro, andiamo con la nostra... Nos vamos con un poquito de fiesta, nos vamos con joda y nos vamos con la grande coda especial porque la tienen que leer. Dovete leggere la coda, ragazzi, perché ogni volta la Tana inventa cuentos nuevos. Hoy es muy simple. Leemos simplemente... 3, 2, 1. Levanten los brazos y los saludamos todos con los bracitos abiertos. ¡Vamos! ¡Chao! Con la coda. Hasta el lunes de Bajo Fondo, Fertango Ner, un programa de Fernando Alfredo Cabrera, Fortuna del Prete. Gracias por haber chocado con nosotros. La magia del encuentro, seguí sus tiricitas, y con esto nos vamos y los saludamos a todos, chicos. Gracias por la energía, por la onda, por estar juntos y por habernos abrazado aún otra vez.
Spero di aiutare e apportare a parte con él. Potete sostenerci su GoFundMe o partecipare ai nostri eventi. Buona serata, ragazzi. Buenas noches. Nos vemos con Fertangonel el viernes que viene. Calice di vino, vermut. Atención, porque está siempre. Está siempre. Spotify. Spotify. Andatevi a sentire i nostri podcast. Buenas noches, chicos. Ciao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Abrácense. Abrácense fuerte. Abracen la almohada. Abracen lo que quieran. Nos vemos. Y nos vamos.